Prendo la parola perché, insomma, io mi piace dire di solito quello che penso, che insomma è anche la verità dei fatti. Il consigliere Figliomeni, che è il primo firmatario, è una persona molto presente in Commissione Lavori Pubblici, ha portato dei temi molto importanti che stiamo affrontando e portando avanti. Insomma, proprio il tipico esempio, io so di, voglio dire, di un ottimo Prego, insomma, consigliera, per 5 minuti ne ha collaborazione, facoltà. no? Anche se di opposti gruppi politici, però insomma un'ottima collaborazione in Commissione per quanto riguarda temi importantissimi. Quindi mi dispiace, devo dire la verità, e per questo il mio intervento, vedere appunto questo atto che si limita solo ad Insomma, un io municipio, dubito, piace il municipio quinto. dire, magari insomma sarà residente in quel municipio il consigliere Figliomeni, visto che insomma molti argomenti che vengono portati nelle commissioni riguardano A il livello di municipio quinto forza. da parte appunto del consigliere Figliomeni, però un conto voglio dire la commissione dove chiaramente poi allarga, ci sono dei problemi, li affronta e poi magari allarga il discorso pure su altri argomenti. Ripeto, e questa è la commissione, un conto è il consiglio. Il consiglio secondo me dovrebbe, gli atti portati in consiglio non dovrebbero riguardare un'unica zona, un unico quartiere, un unico municipio, perché qui non siamo al consiglio municipale, qui siamo al consiglio di Roma Capitale, siamo in Assemblea Capitolina. Quindi parlare di sicurezza per quanto riguarda anche la vita, la delinquenza di un singolo municipio e portare un atto solo per quel municipio, Grazie a me sembra, Presidente. Presidente, come se invece gli altri municipi non avessero questo problema o come se insomma, solo il Grazie municipio Presidente, mi userò quinto molti di ha al il contrario questo consigliere De enorme Priamo problema, che e invece così non è. Purtroppo la delinquenza, noi lo sappiamo benissimo, c'è in tutta Roma, in diversi quartieri, in diversi municipi. Io ad esempio abito al municipio IX, dove abbiamo la ricchezza del quartiere Eur, bellissimo quartiere, città storica, con la periferia più lontana che addirittura è limitrofa a Pomezia. E quindi abbiamo diversi tipi di delinquenza. Ma io parlo del mio municipio, lo conosco, ma non porterei mai un atto dedicato solo al mio municipio per quanto riguarda la delinquenza. Perché, come sappiamo, è un argomento diffuso. Quindi mi associo alla richiesta della mia collega Leonora Guadagno proprio per chiedere al consigliere Figliomeni di ritirare Collega, mi quest'atto. pare che sulla mozione di Ostia è stata fatta la discussione generale, no? Allora la facciamo per un atto, non la facciamo per l'altro. La pregherei di non interrompere l'intervento della consigliera Agnello. Comunque, ecco, vado a concludere, era intervento comunque generale. Vabbè. No, mi dispiace appunto, mi avete anche fatto perdere il filo. Cioè, quello che voglio dire è che, ricomincio da capo, è quello il discorso. Non mi sognerei mai io di portare un atto solo del municipio nono, quindi appunto, ripeto. Colgo l'invito della mia collega e amica Leonora Guadagno di ritirare quest'atto, di magari portarlo nelle dovute sedi, di discutere e fare un discorso magari più ampio con tutti i gruppi politici seduti La invito a concludere. nelle commissioni, di modo tale da parlare di questa piaga, ripeto, che riguarda tutto il territorio di Roma capitale e non solo di un municipio. Invito quindi il consigliere Figliomeni, che insomma, lo conosco bene, col quale ripeto lavoriamo molto bene, di pensare a ritirare quest'atto. Insomma, parliamone in Concluda, collega. commissione. Grazie, ho concluso. Grazie. È iscritto a parlare il